Cinema e Università, a Cagliari la prima edizione di Notorious Film Festival, in concorso 80 cortometraggi realizzati da studenti universitari. Ora parliamo di cinema nello spazio di approfondimento del nostro TG. Ha riscosso un grande successo la prima edizione del Notorious Film Festival, riservata a cortometraggi realizzati da studenti universitari o dalle scuole di cinema. 80 le opere in concorso, 29 quelle selezionate dalla giuria. Vi lascio con questo servizio di approfondimento curato da Piersandro Pillonca. Io mi fermo qua, grazie per aver seguito. Buona domenica, arrivederci. Un'iniziativa originale nata dalla passione per il cinema di un gruppo di universitari che ha messo su, con molte idee e poche risorse, il primo concorso nazionale per cortometraggi aperto esclusivamente a studenti e scuole di cinema. Per 3 giorni Cagliari ha ospitato la prima edizione del Notorious Film Festival, organizzato dal Circolo Universitario Cinematografico Notorious in collaborazione con il CELCAM, l'ERSU e il corso di laurea in Scienza della Comunicazione. Beh, il nostro circolo è attivo dal 2004, ha sempre proposto corsi di regia, comunque corsi inerenti al mondo cinematografico in generale. Di solito il frutto del lavoro di questi corsi erano una produzione di cortometraggi. Quest'anno invece abbiamo deciso, visto che a livello nazionale non esistono, di organizzare un concorso di cortometraggi aperto a soli studenti universitari e a studenti di scuole di cinema. E la risposta è stata una risposta importante, incoraggiante. Sì, la risposta per essere il primo festival è per avere un budget limitato per la pubblicità, diciamo, è stata incoraggiante, anzi inaspettata, perché ci sono pervenute 100 iscrizioni, di cui 80 lavori ricevuti. C'è stato quindi un grosso lavoro di preselezione e alla fine abbiamo proiettato 29 opere. Il primo premio nella sezione documentari è andato al film Bambini contro il mondo dello studente libanese Wassim Al-Kaim, un racconto crudo della guerra civile in Siria vista con gli occhi dei più piccoli. Cristiano Anania si è invece aggiudicato il primo premio della sezione fiction con il corto Pollicino, uno sguardo sulla difficile situazione di chi è costretto a convivere con il morbo di Alzheimer. In concorso anche 7 lavori realizzati da studenti sardi. Matteo Pianezzi con Smile ha ottenuto il premio del pubblico nella sezione fiction, mentre a Roberto Pili per Tanti Bogumenzai, unico corto realizzato in sardo, e a Lara Porcella per Asinara Island sono andate le menzioni speciali della giuria. Opere di qualità a conferma del grande fermento culturale che ruota in Sardegna intorno alla settima arte. Bisogna dire che in Sardegna c'è un grande fermento per il cinema in questi ultimi anni e chiaramente gli studenti vivono questa atmosfera e credono a questo, si impegnano. Adesso questo piccolo festival che abbiamo organizzato l'hanno organizzato totalmente loro, cioè hanno preso i contatti a livello nazionale dimostrando, oltre all'entusiasmo, anche di avere buone, ottime capacità organizzative. Noi abbiamo messo il supporto, diciamo così, il conforto su alcune idee, nel senso che ci siamo confrontati, li abbiamo supportati su questo, abbiamo messo a disposizione le strutture dell'università, però gli studenti lavorano sulle loro gambe, insomma, hanno le loro teste. Uno sforzo premiato dalla buona qualità delle opere in concorso, lavori originali realizzati in alcuni casi con grande cura dei particolari. La cosa ci ha un po' stupito perché una prima iniziativa di questo tipo che proviene da, non dimentichiamo, cioè Cagliari è una zona, è provincia, non è certo un centro di grande richiamo per chi si occupa di cinema. E invece c'è stata una grande risposta da parte degli studenti di tutta Italia, anche da parte di studenti stranieri. E la qualità è dignitosa, poi come succede sempre in questi casi ci sono alti e bassi, ci sono opere piuttosto deboli e opere piuttosto alte. Questo è, però credo che mediamente il livello sia più che dignitoso.
È un'iniziativa importante a livello nazionale che mancava e che evidentemente gli studenti degli altri Atenei hanno percepito in maniera positiva e speriamo si possa fare anche gli altri anni. Ecco, in prospettiva può essere davvero può diventare anche un punto di riferimento a livello nazionale. Diciamo che noi siamo partiti per fare questa iniziativa, abbiamo un budget che è ridicolo rispetto ai soldi che mettono a disposizione da altre parti del mondo e che spendono anche in Sardegna per altre iniziative. Speriamo che si possa fare, perché con questa iniziativa appunto abbiamo dimostrato che siamo in grado di farlo e quindi sarebbe anche un'occasione sprecata non andare oltre.